Ed è lunedì sera, ma che bello quando è lunedì! Ciao Ari! Ciao Ivan! Come stai? Come stai? Ciao, bene, bene, bene. Lunedì sera come si fa a non star bene? Ma che meraviglia, è lunedì! Allora, partiamo subito con la buona musica, poi dopo vi diremo tutte le nostre novità di questo mese e di questa serata. Tipo che siamo in diretta anche su Twitch. Che bella! Ci vedranno. Ma dopo, sì! Sembriamo in due dimensioni diverse. Ciao ragazzi! Alex, hai vinto! Grande! Allora ragazzi, benvenuti, è una serata strapiena questa, monografia dei Super Junior, poi abbiamo la parola magica. La parola magica per il nostro fantastico Givo. Esatto. Potete ascoltare, vedere. C'è talmente tanta gente, ma talmente tanta gente che alcuni li stiamo facendo entrare dalla porta di dietro. PH1, PH1 cos'è? Tipo il pH della pelle, sì, no? Quello è 5.5. Vabbè, ci ascoltiamo. Afternoon! Devo ammettere che dopo che mi è stato detto da alcuni ascoltatori che fisicamente, esteticamente potrebbe benissimo essere uno degli Stray Kids. Addirittura? Sì, sì, sì. Stai monopolizzando un po' tutti. Non so cosa fa. Guarda, posso dirti che non ne posso più. PH1 è un gioco di parole che sul nome del cantante Park Henry Won, se non erro, però molti pensano che avesse a che fare con il fatto che prima di diventare cantante aveva intrapreso gli studi per scienze. Mi spiace per l'Everglow, non potrò essere una di voi perché sarò un entity e quindi sarò uno degli incontabili. Non può essere. A parte che l'Everglow sono un gruppo femminile, massimo entri nei card. Giusto, sì, okay. Sì, sì, sì. Vabbè, ma magari sono la variazione sull'Everglow. Okay, okay. Prima o poi troverà un DJ bravo e mi abbandonerà. Le Blackpink hanno superato i 50 milioni di iscritti sul canale YouTube. Questo le rende le prime donne in assoluto a fare ciò, classificandosi seconde per numero di iscritti solo a Ivan. No, scusa, vabbè, ho sbagliato. A Justin Bieber, con circa 57 milioni di iscritti. Lui ha un consiglio comunale, ci ascolta, c'ha voglia di saltare e non può, vabbè. Comunque ragazzi, se balliamo così adesso, non potete immaginare nella seconda mezz'ora cosa combineremo. Possiamo ufficializzare che facciamo il lavoro più bello del mondo? Siamo passati da... Sì, cioè veramente, poi ci credo che la gente diventa bipolare qua. Dice bene. Sì. Ops! Voi non avete sentito, vero? No! Allora, come vi dicevamo, questa sera noi diremo una parola special per il nostro compleanno, per il giveaway del nostro compleanno. Abbiamo già una canzone dedicata. Vedi? Ma... hai visto? Ecco Green. Mi hanno sentito, guarda. Vabbè, uffa. 7 giorni. Adesso la cambiamo apposta, va. Allora, il mio desiderio è vincere il 26 di ottobre l'album. No, Momo che mi porta l'album. Iniziamo così la seconda mezz'ora già del nostro lunedì sera con Cluster K-Pop, con una fase tanto amata dai nostri ascoltatori. La K-Chart. La K-Chart. Le canzoni più in del momento in Corea. Più che altro perché ormai le sanno a memoria. Quelle sono. Beh, però c'è qualcosa di diverso, eh? Qualcosa di nuovo ma vecchio, qualcosa di nuovissimo. C'è anche qualcosa di... Tutto. Sì, sì. Allora, c'è uno sballonzolamento totale, quindi preparatevi perché effettivamente cambia qualcosa. Niente, tu che mi fai le cose al cuore stasera. Boh, chi lo sa. Quinta posizione per tu che mi fai le cose al cuore. Ormai la riconosci anche senza leggere quello. Ormai lo so, vabbè, ma c'è quel disegnino lì. Quinta posizione per... Però intanto vi facciamo piangere un po'. Quarta posizione per due ballerini che negli anni 70 facevano la storia della danza e si ricordano ancora quando loro discavano. Come lo traduci when we disco? Quando noi discavamo. Discavamo, JYP con Sumi. Ma no, pensavo fosse finita. Comunque c'è Grasson. È
YG a un certo momento voleva farla cantare a me, però un certo, cioè, mi ha guardato e mi ha detto: ma tu non sei credibile come ragazza che soffre d'amore. Stavo per dire la stessa cosa. Ma perché io non soffro. Come da ragazzo che soffre d'amore ci sta. Questo è il mood. In seconda posizione, l'abbiamo ascoltata nella prima mezz'ora, le Blackpink con Lossy Girl. E al primo posto, niente, ci sono ancora loro. Ma veramente questa canzone è pura dinamite. Allora, prima posizione, vi abbiamo detto che i BTS non sono più in prima posizione perché c'è una canzone che è un insieme di personaggi. Personaggi che potentissimi, personaggi. Che personaggi. Esatto, idol per eccellenza di diverse generazioni. Come si fa a star fermi in sta radio con sta musica? Ladies and gentlemen, esatto. Insieme, non poteva uscire un gruppo così a casaccio, e neanche una canzone a casaccio. Sono le Refund Sisters e questa è Don't Touch Me. Senti qua. Madonna. Ho fatto un featuring con i BTS, ora è ufficiale. Ma io giro tutti i gruppi, che me frega a me. Allora, noi siamo prontissimi ad andare in pubblicità. Si chiude così la prima di Cluster K-Pop perché il tempo vola, ma siamo prontissimi. Che poi al ritorno partiremo con la grandissima e attesissima monografia dei Super Astro Junior. Raga, comunque si scrive Cluster, si legge Cluster. Bravo, alza, alza. Partiamo con la mono, sono i Super Junior e questa è Sorry Sorry. Come hai detto? No. Lecca, 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 mangia, mangia, lecca, bacia, bacia. Pisciale. Camicia, micia. No, dice un sacco di parole in italiano. Ed è così che noi amiamo iniziare le nostre monografie, cioè svegliando tutti i vicini. Scusa, stavo cantando con gli Astro, dimmi. 13 album in totale. In 4 anni. In 4 anni e mezzo. Bene, io da stasera stannerò agli Astro, è ufficiale? È ufficiale? Bravo, mi piacciono un sacco? Il computer! Sì. Perché te se non aspetti l'ultimo secondo non sei no, con mica te! Mica mi ha dato la... Esce più Ali che Comeback di Stray Kids. Direi che si chiude veramente in maniera ottimale questa mezz'ora, questa monografia stupenda in compagnia degli Astro. Ci è piaciuta un sacco, Ari. Mezz'ora è volata davvero tantissimo. Bella. Devo dire. Siamo pronti ad entrare in quella che è l'ultima mezz'ora e tra poco daremo anche quella che è la nostra parolina magica. Sì, sì, sì. Quindi fatevi trovare pronti con carta e penna o segnatevelo dove volete perché tra poco vi diremo la prima delle due parole magiche per vincere il nostro giveaway. Ma sbaglio, sono diventati più divertenti i lunedì sera con il radio. Adesso balliamo, facciamo cose. Non ballavamo prima, sì, eravamo un po' più morti. Eravamo seri, madonna. Adesso leggiamo un po' di messaggi, facciamo quattro chiacchiere, diamo la parola, quindi preparatevi. Finalmente è arrivato anche questo lunedì tanto atteso da tutti. Ivan, devo dirti che le tue battute mi sono mancate. Spero che questa serata si possa concludere in modo indimenticabile, come ogni lunedì sera grazie a voi. Stavo ballando backdoor e mia madre mi fissa e mi dice: cosa staresti facendo? Io silenzio bussando. Asciugatrice. Penso fosse ascoltatrice, ma è uscito una asciugatrice. Ci piace comunque anche così. Un anno che vi seguo, wow. Sono piuttosto timida e ho preso coraggio solo ora. Ma e non mi stancherò mai di sentire la vostra radio ogni inizio settimana. Vi adoro, siete fantastici, un abbraccio. Peccato abbia lasciato. Era anche il mio bias. Io quando si è sposato ero la più felice del mondo. Ho detto: mio primo bias si sposa, che bello, i fan
Vabbè, lasciamo perdere questa cosa dei questo. bias. Adesso, a parte le battute, ci mettiamo tanto impegno, tanta fantasia e tanta voglia, e quando vediamo le vostre risposte, basta. Noi tutta la stanchezza del mondo ce la dimentichiamo. Attenzione, perché sta arrivando la canzone che spoilerà la parola chiave, tra 50 secondi. Ma come fa a saperlo? Perché l'ho detto. Ma Stefania, ma le becchi tutte! Noi abbiamo ripetuto varie volte durante la serata la parola LOL. A caso. Okay. Però la parola non è LOL. Non è LOL, ma è... Iniziare la settimana con voi garantisce l'energia necessaria per tirare fino al venerdì sera e ricaricarsi con il dramma. Insomma, siete una costante di allegria e divertimento nella mia quotidianità. Il poster degli icon, è vero! Segnatevi questa perché è la parola chiave, la prima parola chiave per aprire la nostra cassaforte il 26 e vincere l'album dei vostri sogni. Avete fatto la mono degli astro, avete messo gli icon che sono il mio secondo gruppo preferito, se dopo mettete New East avete fatto la combo, ma come ha fatto a sbagliare? Perché non c'è una canzone di New East dopo, giuro. E dai, lo anticipiamo la monografia della prossima settimana? Assolutamente. Dai. Sarà una settimana da sogno. Sarà una settimana da sogno, anzi da chiappa sogno, direi. Quindi lunedì prossimo, monografia delle Dreamcatcher. Ciao Pa, buonanotte. E niente, spero che resteremo così per molto tempo, tesoro. Ti voglio bene e ti dedico questa canzone. Parole meravigliose, ma assolutamente una canzone ancora più meravigliosa. BTS con Best of Me. Tutti voi che ci avete ascoltato anche questa sera e ci ascoltate sempre, grazie di cuore. Ciao ragazzi, buonanotte, grazie di tutto. Ciao. Thank you.